Dopo le due evasioni, la rottura del radio collare. Sui monti del Trentino prosegue la fuga dell'orso M49. Sulla sua testa l'ordine di cattura emanato dalla provincia autonoma. Giulia Serenelli. Ricercato come un latitante, celebrato come un mito. Una lettera e un numero per identificarlo e raccontare una storia di fughe e rincorse. M49, l'orso scappato da gabbie e recinti, sfuggito a trappole e catture, ora è diventato ancora più introvabile. Il papillon del Trentino, un udinì a quattro zampe. Il radio collare che monitorava i suoi spostamenti è stato ritrovato tra i boschi. Era l'ultima catena che lo teneva legato all'uomo. Di certo non un gesto volontario, ma tanto basta per immaginare un atto di libertà, una beffa dell'orso a chi lo stava braccando. L'animale non è che si è sbarazzato del radio collare, l'animale può averlo perso, può essersi probabilmente forse impigliato. Le intrusioni nelle malghe, le razzie di arnie e la caccia al bestiame, la ricerca di cibo di un grande carnivoro in quelle valli che condivide con gli uomini. M49 diventa noto così per le tracce che lascia e i danni che provoca. Passato l'orso, spacca su tutto. C'è chi lo giudica una potenziale minaccia, va catturato e se pericoloso l'orso può essere abbattuto, stabilisce un'ordinanza provinciale contro la quale si pronuncia anche il ministro dell'ambiente Sergio Costa, che anche oggi twitta «Io sto con Papillon». Intrappolato, viene messo in gabbia ed evade non una ma due volte. Ogni evasione alimenta la leggenda di M49 ed infuoca il dibattito di fondo, il difficile equilibrio tra l'uomo e la natura. Fine settimana di...